Grazie, buonasera. Io vi parlerò di cambiamento. Vi parlerò di come ognuno di noi deve avere il coraggio di affrontare la vita come viene e deve avere il coraggio di cambiare senza aver paura di lasciarsi dietro se stessa, perché se stessa è la nuova se stessa. Allora, io sono un veterinario di formazione, però non ho mai fatto il veterinario, mi occupo di virus, quindi lavoro con i virus con cui non vuole lavorare nessuno. I virus, quelli che passano dall'animale all'uomo, che in alcuni casi provocano delle così focolai di malattia che non si diffondono, in altri casi provocano delle vere e proprie catastrofi, come ad esempio l'HIV, come Ebola, come adesso abbiamo Zika, no? Che anche quello è trasmesso da vettori. Quindi questo è il mio pane quotidiano. Per parlarvi però di cambiamento voglio prendere spunto dall'arte, perché non è vero che scienza e arte non si parlano, anzi, scienza e arte si devono parlare. E vi parlerò di talento femminile, vi parlerò di ragazze che studiano biomedicina, studiano biotecnologie, studiano medicina, studiano veterinaria, studiano odontoiatria e sono più brave dei ragazzi e si laureano meglio e fanno un percorso di studi fantastico e poi dopo però non riescono a sfondare quel soffitto di cristallo. Vi parlerò anche della forza dell'ambizione, perché c'è questa cosa che essere ambiziosi non va bene, perché lei tipo è un po' ambiziosa, ma che c'è di male? Michelangelo qui nella Cappella Sistina ha dipinto quest'uomo che c'ha la tartaruga, guardate lei, con la scala negli occhi addirittura. Ecco, non è così e non deve essere così. L'ambizione fa parte di noi e avere una sana ambizione non c'è niente di male. Vi parlerò anche però di cogliere le opportunità, perché le opportunità arrivano e bisogna essere pronti ad identificarle e bisogna essere in grado di coglierle. E mi piace moltissimo questa immagine, che in realtà è un uomo, però sembra un po' una donna, Michelangelo insomma l'ha dipinta un po' come le piaceva. E le opportunità passano, però tu bisogna anche che ti accorgi, perché se tu stai guardando dall'altra parte l'opportunità svanisce e tu rimani con il cerino in mano. Quindi quando l'opportunità passa tu devi voltarti. Allora, io mi sono trovata alla tenera età di poco più di 30 anni, anch'io quest'anno compio 50 anni, a gestire la più grande epidemia di influenza aviaria che si fosse mai verificata al mondo. L'influenza aviaria è il virus più aggressivo che vi è nel mondo animale. Il virus è entrato in questo allevamento 48 ore prima e tutti gli animali sono morti. Quindi il virus dell'influenza aviaria è come il veleno, è un virus terribile, estremamente aggressivo. E in Europa era vietato vaccinare. E io mi sono trovata a dover gestire questa catastrofe sanitaria in Veneto, in Emilia Romagna, eccomi qua, avevo 32 anni, senza sapere dove sbattere la testa, non c'era neanche nessuno a cui chiedere. E che cosa abbiamo fatto? Noi eravamo anche pochi, eravamo 5-6, eravamo un gruppetto piccolo, abbiamo studiato notte e giorno, non è vero che solo nelle start-up non c'è sabato e non c'è domenica, anche negli enti pubblici non c'è sabato e non c'è domenica, e abbiamo sviluppato grazie a un'intuizione il primo sistema di vaccinazione che è stato poi approvato dall'Unione Europea, che è stato chiamato DIVA. Questo sistema di vaccinazione non solo protegge gli animali ma permette anche gli scambi commerciali, e oggi questo sistema di vaccinazione è incluso nella legislazione europea. Quindi da un gruppetto capitanato da un veterinario, donna di 30 anni, è nato un sistema di vaccinazione che ha cambiato la legislazione europea. Questo che cosa ha portato? Ha portato che dal gruppetto che eravamo, quando io ho lasciato il laboratorio, ho lasciato un gruppo di 70 persone, di cui il 70% donne,
che era leader a livello mondiale nella disciplina di riferimento. Il mio gruppo è riuscito ad attirare 12 milioni di euro per fare ricerca in 5 anni e vi garantisco che in Italia questo non è facile. Noi abbiamo dato lavoro a centinaia di ragazzi e di ragazze per portare avanti progetti finanziati dall'Unione Europea e da altre organizzazioni. Adesso però vi parlo di un'altra storia. Io, diciamo, sono una che quando crede in una cosa la porta avanti e la porta avanti fino in fondo. E anche se si è giovani non bisogna aver paura di quello che è il pensiero consolidato, bisogna avere coraggio e bisogna avere grinta, anche nella scienza. Alcuni anni dopo quell' episodio di influenza aviaria, vi fu la cosiddetta aviaria, l'H5N1, tutta la comunità scientifica era preoccupata per questa infezione. Perché? Perché quello stesso virus che uccideva il 100% degli animali a un certo punto è passato nelle persone e ha iniziato ad infettare le persone. Questa epidemia si è diffusa dall'Estremo Oriente all'Europa e a un certo punto è arrivata in Africa. La prassi all'epoca era quella che gli scienziati si tenevano le informazioni generate dai loro laboratori per se stessi e non le diffondevano. Il mio laboratorio fu il primo laboratorio ad avere il virus dell'influenza aviaria isolato in Africa e io decisi di andare contro il sistema, perché mi fu chiesto dall'OMS di prendere questa sequenza che è l'impronta digitale del virus e di depositarla in un database ad accesso limitato al quale avevano accesso solo 15 laboratori al mondo e io gli dissi: però scusate, noi qua stiamo rischiando un'epidemia, stiamo rischiando una catastrofe, il virus è arrivato in Africa c'è la povertà, c'è la malnutrizione, c'è l'HIV e le popolazioni più povere hanno i polli che fanno le uova e noi non possiamo permetterci di dare questa informazione soltanto a 15 laboratori. Io lo metto in un database ad accesso aperto in modo tale che tutti i ricercatori del mondo possano avere accesso a queste informazioni. E mi sono ficcata in un pasticcio gigantesco, gigantesco. Perché la comunità scientifica, insomma, non è che l'ha presa tanto bene questa cosa, cioè sono andata contro un sistema consolidato per di più, diciamo, avallato dall'OMS. È venuto Science da me esattamente 10 anni fa, poi, peraltro, quindi questo è un bel anniversario, e poi sono finita sulla stampa di mezzo mondo. Dal Wall Street Journal al New York Times, veterinaria italiana che dove lavora a Legnaro, Padova, Italy, va contro gli schemi e denuncia l'esistenza di questo database ad accesso limitato e chiede una maggiore trasparenza. Bene, oggi l'OMS non solo raccomanda e riconosce l'importanza di una trasparenza, della maggiore trasparenza, ma spinge anche affinché altri laboratori che lavorano nel campo delle malattie infettive siano più trasparenti. E per esempio, per Ebola vi è stato, un database che è stato reso immediatamente operativo per condividere le sequenze, mentre per Zika ancora c'è un po' di lavoro da fare perché le autorità brasiliane sono restie a diciamo, non tanto a condividere le informazioni quanto a far avere i campioni. Però siamo in un mondo diverso. Oggi la trasparenza di chi non è trasparente, gli dico scusa, ma te che stai a fare? Ma perché non lavori insieme a tutti gli altri? Ho avuto molti riconoscimenti, sono stata messa nel Top Scientific American, eccetera, eccetera. Ho fatto anche. Io sono questa, non è questo col cappello rosso, io sono questa col camice, sono anche stata messa dall'Economist in uno, insomma, così, per persone importanti. Ma il motivo per cui vi ho detto questo è che quando uno arriva ad avere una gratificazione come quella che ho avuto io e un riconoscimento, e devo dire anche qualche attacco, non deve aver paura e deve continuare ad evolversi e deve continuare a trasformarsi.
E così ho fatto, nel gennaio del 2013 ho ricevuto un SMS sul mio telefonino con scritto: "Cara professoressa Capua, sono Mario Monti, vorrei parlarle con una certa urgenza. Grazie e scusi." Io, dopo aver pensato che in realtà fosse qualche amico mio che faceva il cretino, però diciamo che non è che l'ho chiamato e ho detto chiesto cretino, ho aspettato. E ecco quello che è successo: lui mi ha chiesto di candidarmi. Vorrei farvi notare che su Nature è uscito Italian Prime Minister Mario Monti a sinistra, perché nel caso in cui qualcuno pensava che il primo ministro italiano fossi io. Comunque mi sono candidata e voi dite: "Ma che brava lei, brava scienziata, poi tutto questo riconoscimento, adesso è anche in Parlamento." Infatti, ecco cosa mi è successo. E nel 2014, dopo neanche un anno che ero in Parlamento, io ho fatto la copertina dell'Espresso, moi, non come bella donna o modella o super imprenditrice, ma come trafficante internazionale di virus. Allora, io uso questo è stato un colpo durissimo, durissimo per me, e Giulia, buongiorno, ne sa qualcosa perché mi è stata vicina. E però mi è servito, e il messaggio che voglio darvi ha anche a che fare con questa storia qua. Perché, e questo lo dico alle mamme, lo dico alle ragazze giovani, lo dico alle nonne, lo dico alle donne, agli uomini qua presente, la leadership è dura, è salita ed è fatica. Arriveranno delle sberle forti che ti rompono l'osso del collo, verrai attaccato, verrai anche violentato. Io sono stata violentata con quello che mi è successo. Io ho sempre lavorato per il bene pubblico. Si attraverseranno inevitabilmente, se tu vai contro gli schemi consolidati, attraverserai dei momenti difficilissimi e ti sembra di non riuscire a venirne fuori. Ma la cosa più importante che vi voglio dire è il messaggio veramente centrale di questo intervento è questo. Guardate lui, Michelangelo l'ha fatto molto bene. Non vi lasciate travolgere dalla disperazione, perché la chiave è questa. Il pesciolino rosso della mia relazione, la cosa più importante che vi voglio dire è questa. Siate resilienti. Rimettetevi in piedi. Posso dire una parolaccia? La merda arriva. Nella vita la merda arriva, che sia dal punto di vista professionale, dal punto di vista personale, ti possono succedere delle cose terribili, bisogna rimettersi insieme e andare avanti. Esiste il water, ma non sempre il water viene centrato, come nel mio caso, e anzi si viene coperti di merda. Quindi, quello che però volevo dirvi è che non c'è niente di peggio di un talento sprecato e che si annienta perché non ce la fa più ad andare avanti, perché di merda ne è arrivata troppa. E chiudo con questa frase di Lao Tse, che è proprio sulla resilienza, cioè quello che il bruco considera la fine del mondo, il resto del mondo considera farfalla. E quindi bisogna rimettersi insieme e prendere il volo, anche se sarà in una direzione diversa. Grazie.